Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la Regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 3, capitolo 72. Trovandomi fuori di me stessa, mi pareva che fosse notte, vedevo tutto l'universo, tutto l'ordine della natura, il cielo stellato, il silenzio notturno. Insomma, mi pareva che tutto avesse un significato. Mentre ciò vedevo, mi pareva vedere Nostro Signore, che prendendo la parola su ciò che vedevo, ha detto: tutta la natura invita ad un riposo, ma qual è il vero riposo? È il riposo interno, il silenzio di tutto ciò che non è Dio. Vedi le stelle scintillanti di luce temperata, non abbagliante come il sole. Il sonno, il silenzio di tutta la natura degli uomini e fin degli animali, che tutti cercano un luogo, una tana dove starsene in silenzio e riposarsi dalla stanchezza della vita. Se ciò è necessario per il corpo, molto più per l'anima. È necessario riposarsi nel suo proprio centro, che è Dio.
ma per potersi riposare in Dio è necessario il silenzio interno. Come al corpo è necessario il silenzio esteriore per potersi placidamente addormentare. Ma qual è questo silenzio interiore? È di far zittire le proprie passioni col tenerle a posto, di imporre silenzio ai desideri, alle inclinazioni, agli affetti, insomma, a tutto ciò che non chiama Dio. Ora, qual è il mezzo per giungere l'uomo a ciò? L'unico mezzo ed assolutamente necessario è di disfare il proprio io, il proprio essere secondo la natura, ridurlo al nulla, come un nulla era prima che fosse creato. E quando avrà ridotto al nulla il suo essere, riprenderlo in Dio. Figlia mia, tutte le cose dal nulla hanno principio. Questa stessa macchina dell'universo che tu rimedi con tanto ordine, se prima di crearla fosse stata ripiena di altre cose, non avrei potuto mettere la mia mano creatrice per farla con tanta maestria e renderla tanto splendida ed ornata. Al più avrei potuto disfare tutto ciò che ci poteva essere e poi rifarla come a me piaceva. Ma siamo sempre lì, che tutte le mie opere dal nulla hanno principio. E quando c'è mischianza di altre cose, non è decoroso della mia maestà scendere ad operare nell'anima. Ma quando l'anima si riduce al nulla e risale a me e prende il suo essere nel mio, allora io vi opero da quel Dio che sono e l'anima vi trova il vero riposo. Eccoti che tutte le virtù dall'umiltà e dall'annientamento di se stesso hanno principio. Chi può dire quanto comprendevo su ciò che mi diceva il benedetto Gesù? Oh, come felice sarebbe l'anima mia se potessi giungere a disfare il mio povero essere per poter ricevere dal mio Dio il suo essere divino. Oh, come mi nobiliterei, come resterei santificata. Ma quale sciocchezza è la mia? Dove sta il mio cervello se ancora ciò non lo faccia? Non lo faccio. Che miseria umana che invece di cercare il suo vero bene e di prendere il suo volo in alto, si contenta di arrampicarsi per terra e di vivere nel fango e nel marciume. Dopo ciò il mio diletto Gesù mi ha trasportato dentro un giardino dove era molta gente che si preparava ad assistere ad una festa, ma solo quelli che ricevevano una divisa vi potevano assistere ed erano pochi quelli che ricevevano questa divisa. Venne a me gran voglia di riceverla e tanto ho fatto che ho ottenuto l'intento. Onde giunta al punto dove si riceveva, una matrona veneranda prima mi ha vestita di bianco, poi mi ha messo una tracolla celeste da cui pendeva una medaglia improntata del volto di Gesù, e che mentre era volto era insieme specchio, che rimirandolo si scorgevano le più piccole macchie, che l'animo con l'aiuto di una luce che veniva da dentro quel volto facilmente si poteva togliere. Mi pareva che quella medaglia racchiudesse un senso misterioso. Dopo ha preso un manto d'oro finissimo e tutta mi ha coperta. Mi pareva che così, tutta vestita, potessi gareggiare con le vergini comprensorie. Mentre ciò succedeva, Gesù mi ha detto: Figlia mia, ritorniamo a vedere ciò che fanno gli uomini. Basta che tu sia vestita e quando sarà la festa, allora ti porterò ad assistere. Così, dopo aver girato un poco, mi ha trasportato al mio posto.
Inizierei questa meditazione con una domanda da porsi, che pongo a me stesso, e che è bene che si ponga chiunque entri a far parte di questa piccola meditazione. Chi può dire quanto comprendevo su ciò che mi diceva il benedetto Gesù? È una domanda sembrerebbe retorica, no? Cioè, lui sta dicendo che comprendeva molto alla luce del discorso che Gesù ha fatto. Perché il discorso di oggi, questo sul silenzio interno e quello sull'annientamento di sé, è quanto di più, a mio avviso, assolutamente capitale per la vita interiore, per la santità, per il regno della divina volontà, per qualunque cosa di veramente decente e gradito a Dio, voglio fare un'anima. E se non si assimila e non si comprende e non si mette in pratica bene quello che Gesù ha detto, è quasi tutto inutile. Non dico tutto perché qualche cosa, ma è quasi tutto inutile. Coelho diceva: vanità delle vanità ed un inseguire il vento. Ecco, è come se si inseguisse il vento. Perché senza questa veramente sostanza profonda non c'è possibilità di costruire niente di solido, di duraturo, di serio, ecco, di stabile, di vero. Ma c'è il pericolo che sia molto fumo, o forse tutto fumo, e poca sostanza. Nei giorni scorsi rileggevo un passo molto avanti negli scritti di Luisa, dove Gesù diceva chiaramente, dice: guarda Luisa cara, io prima di darti tutte queste conoscenze, perché nel regno della divina volontà ogni conoscenza in più è una grandissima grazia e grandissima gloria per chi la fa propria e la vive. Però Gesù gli ricordava: guarda che prima di dirti tutte queste cose, io ti ho preparato per anni a questa cosa. Ricordo che questo ciclo di meditazione che appunto affronta i primi volumi si trova come si prepara a vivere nella divina volontà. Io, mano a mano che vado avanti, ho proprio l'impressione che questi 36 volumi siano veramente, dice, la scuola della divina volontà, e comincia dalle scuole elementari, e veramente, cioè, le scuole medie, le scuole superiori, l'università, e poi c'è pure il dottorato, cioè, ecco, perché gli ultimi volumi vanno veramente su vertici che, cioè, Gesù gradualmente aumenta, 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 aumenta anche certi concetti molto molto sottili e molto profondi, li dice a Luisa alla fine dell'itinerario, no? Cioè, esattamente come funziona anche nelle nostre cose umane e anche nel nostro percorso di fede. Se San Paolo nelle sue lettere dice: ai bambini si dà il latte del seno della mamma, poi si svezzano, si dà il latte, come se, io non è che sono molto pratico, però in polvere, poi si danno come si chiamano, i vasetti, e poi piano piano si comincia a far mangiare. Ecco, è la stessa cosa che Gesù fa. Qui però al terzo volume, che staremo a scuola elementare, ancora stiamo alle scuole medie, ma sicuramente stiamo, sicuramente i primi 10 volumi non arrivano al di fuori della scuola dell'obbligo, sicuro, d'accordo? Poi, insomma, si comincia a fare a scuola superiore cose un po' più serie dall'undicesimo in poi, e di lì quasi passa all'università e al dottorato, insomma, no? Quindi, quando noi ci accostiamo a queste meditazioni, dobbiamo pensare che se non arriviamo a questo, che già a noi sembra tanto, la vita nella divina volontà è soltanto una chimera, d'accordo? Un miraggio, un sogno o una pia illusione, non c'è. Io non insisterò mai abbastanza tanto su questo punto perché sia per esperienza pastorale, sia per qualche esperienza che già ho avuto modo di fare, insomma, con persone che sono vicine più o meno a questo mondo, persuade, insomma, che è assai importante mettere bene in chiaro, come Gesù ha fatto, questi punti fondamentali.
Allora, siamo nel tempo di Quaresima. Il deserto che Gesù ha vissuto è tempo di silenzio. Bellissimo il paragone che fa Gesù, no? Allora, noi esseri umani abbiamo bisogno, possiamo ridurre anche di molto, ma noi dobbiamo dormire un pochino. Perché il sonno, sappiamo tutti quanti oggi dalla scienza, è la rigenerazione del cervello, dei circuiti, cioè del nostro corpo umano. Un uomo non può vivere senza dormire. Così come non può vivere senza mangiare e senza bere. Tutte le leggi del corpo, teniamolo sempre presente, hanno esattamente il corrispondente alle leggi dell'anima. Qual è il cibo dell'anima? E la bevanda dell'anima? Ce l'ha detto Gesù nel Vangelo, la mia carne è il vero cibo, il mio sangue è la bevanda. E il cibo solido, 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 ecco il cibo degli adulti, qual è? È la divina volontà. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera, dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni, no? Ecco, in che senso l'anima dorme? L'anima dorme nel senso che riposa nel suo proprio centro, che è Dio. E per fare questo bisogna imparare a fare silenzio, ovviamente anche esteriore, ma soprattutto interiore. Il silenzio interiore. Far zittire le proprie passioni col tenerle a posto, silenzio. Far zittire i desideri, le inclinazioni, gli affetti, tutto ciò che non chiama Dio. Zittire le proprie passioni col tenerle a posto. Le nostre passioni, noi dobbiamo conoscerle. Cioè, prima di conoscere le conoscenze sulla divina volontà, che per carità sono, noi dobbiamo conoscere noi stessi. Ma tu che stai facendo questa meditazione, sei capace a prendere un pezzo di carta, lo dico anche per me, e vedere quali sono attualmente le passioni che maggiormente ti dominano, ti trascinano? Non è che ci vuole tanto, basta che ti guardi, che te frulla per la testa. C'è chi è dominato dall'ira, c'è chi è dominato dall'orgoglio, c'è chi è dominato dall'invidia. Dalla gelosia, dalla ricerca della considerazione, cioè qui questo ambito, che sono tutte quante radicate in qualcuna delle nostre 11 passioni. Queste devono stare al posto loro. E stare al posto loro nella condizione di natura decaduta esige un lavoro su noi stessi, ascetico. Un impegno, una fatica, uno sforzo coadiuvato dalla grazia, dalla preghiera, ma che nessuno può fare al posto nostro. Noi possiamo solo farci aiutare in questo, ma nessuno può sostituirsi a noi nel fare questa operazione. Silenzio e desideri. Cosa desideri tu? Cosa desidero io? Quali sono i tuoi desideri? Sinceri. Dobbiamo chiederci, e se non riesci a capirlo, chiedi al Signore la luce che ti dia la grazia di poterti conoscere. Signore, fa che io veda, fa che io conosca me stesso. Le inclinazioni, le cose verso cui tu ti senti inclinato. Gli affetti diversi da quelli, da quelli divini. Noi non dobbiamo diventare insensibili, d'accordo? Come dice San Paolo, l'insensibilità è propria dei pagani che sono senza cuore, ma come dire, gli affetti santamente vissuti sono tutti quanti ordinati, regolati, moderati, come dire, garbati, discreti. Come tutte quante le cose spirituali, noi dobbiamo sentire la risonanza, perché se tu ascolti queste caratteristiche degli affetti santi e pensi ai tuoi, sicuramente capirai se ne hai alcuni che tali non sono, oppure se tali fossero, cosa che è un po' più difficile.
insomma tutto ciò che non chiama Dio. Noi riposo lo troviamo soltanto in Dio. Ricordiamo il grande Sant'Agostino, tu ci hai fatto per te e la nostra anima non trova pace fino a quando non riposa in te. È chiaro che se tu cerchi il riposo in altro, se tu c'hai una difficoltà e cerchi l'appoggio nelle creature, ti aggrappi a loro o gratificazione, ti metti a vedere la televisione, ti distrai, mi svago, vedo il film, vedo la telenovela, vado al cinema, vado a praticare un hobby. Allora, capiamo bene il senso, no? Cioè, anche i santi possono vedere un film. Se San Giovanni Paolo II è santo, io mi ricordo bene che San Giovanni Paolo II a suo tempo si vide La vita è bella di Francesco Benigni, di Roberto Benigni, come si chiama? Non ricordo, ecco, quindi non voglio fare pubblicità certamente a Roberto Benigni, che tra l'altro ecco, è un attore comico, insomma, niente di più di questo per quanto mi riguarda. Però se è diventato santo, non è un problema vedere un film, a parte bisogna certamente vedere qual è il film, ma bisogna vedere, capite? Come e perché io faccio queste cose? Perché se tu c'hai una tribolazione, un'angoscia e la prima persona a cui ti rivolgi non è Dio, ma ti rivolgi veramente cercando riposo in Lui, cercando consolazione in Lui, sfogandoti in Lui, ma cominci. Pensate anche a tutti quanti i vizi che gli vuoi. Perché le persone si drogano? Cioè, guardate, queste sono cose molto molto concrete. Perché si drogano? Perché hanno problemi, perché hanno difficoltà, hanno sofferenze, non ci vogliono pensare se fanno una dose. Questo è il motivo per cui uno si droga, molto spesso, eh. Sì, è vero che c'è anche chi lo fa, come dire, per sfregio, perché è talmente vizioso che dice proviamo anche qualche altra esperienza alternativa. Perché uno beve? E beve tanto. Per dimenticare, per non pensare. Perché uno fuma, perché uno s'abboffa a volte, no? La psicologia ci insegna che mangiare tanto è uno, come lo chiamano, uno strumento di gratificazione compensatoria. Cioè, mi sento che nessuno mi vuole bene, che nessuno mi dice, e allora mangio, ma voglio bene da solo, ma anche gli atti impuri solitari, perdonatemi l'esempio, insomma, no? Come dire, da un punto di vista psicologico, sono delle forme di autogratificazione. Sto tanto male, mi do da solo un pochino di piacere, così, sti 5 minuti almeno sto in santa pace, questo è quello che uno pensa. Dire poi in santa pace una cosa del genere, insomma, ecco, capite l'espressione, insomma, veramente un'espressione, insomma, poco, poco felice. Però. Mi diverto un po'. Gli uomini campano tutti così. Ma così io non riposo, cioè tu stai dappertutto tranne che in Dio. Allora qui c'è il secondo passaggio. Come ci arrivo a questo? Qui bisogna distruggere tutto. Quindi Gesù dice, attenzione, è disfare il proprio essere secondo, ridurlo al nulla, come era un nulla prima che fu creato. Questa operazione è duplice. Tu non ce la farai mai a farlo da solo. Ma nostro Signore, quando vuole fare sul serio con qualcuno, vi prego di distrugge tutto, pulisce tutto, rade al suolo tutto. Solo che bisogna vedere se l'anima lascia fare nostro Signore, quindi si lascia atterrare, perché lui lo fa, d'accordo? Oppure se brontola, recalcitra, resiste, sfugge da questa cosa, si ribella. Oppure da un lato si abbandona e per quanto può, piccola cosa, ci mette anche qualcosa del suo, questo è anche il senso, il fondamento, no, della mortificazione cristiana, interiore ed esteriore, a che serve, tra le altre cose? Mortificare significa in latino mortem facere, cioè fare morte, morte significa distruggere, ridurre al nulla. E Gesù dice, t'attento, se questo non accade, non c'è nessuna possibilità perché io, che sono Dio, non mischio la mia maestà con altre cose. Molto interessante anche le cose che dice sull'universo, no? Su chi vagheggia che l'universo derivi da qualcosa di preesistente. No, no, non c'è niente di preesistente.
Un'opera divina Dio la fa a condizione che la faccia veramente lui. Però mentre l'universo è una realtà materiale che non c'ha un libero arbitrio, noi sì. Ed è in questo senso che molti maestri di spirito, anche quando si parla della divina volontà, si dice che bisogna lasciarsi plasmare, lasciarsi lavorare da Dio. Io vi assicuro che forse sulla punta delle dita si contano le anime che permettono a Dio di fare una cosa di questo genere. Perché già permettere a Dio di fare una cosa di questo genere vuol dire già essere entrati al regno della divina volontà, perché vuol dire rendersi conto che per tutti quanti i fallimenti, tutte quante le botte, le prove, le croci grosse che arrivano nella vita sono operazioni divine. Quindi non sono cose disgrazie, cose da cui sfuggire, per cui piangere, per cui lamentarsi, eccetera, eccetera. Sono operazioni soprannaturali, finalizzate al nostro bene. Ora è chiaro che, insomma, la natura, lo dicevo anche recentemente, forse nei giorni scorsi, in una meditazione sulla croce. Chiaro che la natura freme, ma questo qualunque libro di Santi uno si legge, io ricordo, forse era Santa Margherita, non mi ricordo chi, usavano sempre questa espressione, no? Gesù mi ha chiesto di fare questa cosa, la natura freme. Certo che freme, perché se devi soffrire non è che la natura si diverte, no? Quindi è un'operazione laboriosa, è un travaglio questo, ma è indispensabile. E che cosa dice? Ecco, di che tutte le virtù, tutte dall'umiltà, perché chi non è umile, cioè, questa è l'umiltà, capite? Cioè, l'umiltà, io ho sempre detto, cioè, tu non sei umile se fai tu gli atti di umiltà o se ti umili, d'accordo? Tu sei umile se ti lasci, ma se ti lasci umiliare da Dio e dal prossimo, di cui spesso e volentieri Dio si serve, per metterti, per farti mettere sotto i piedi, per ridurti al nulla, cosa significa al nulla, zero assoluto. Annientamento di se stesso. Allora, amore, adesso mi piacerebbe, insomma, mettermi davanti a uno specchio, davanti a tante persone, e dico: allora vogliamo tutti entrare nel regno della Divina Volontà? Perché se non passi per qui non c'è nessuna speranza, non c'è nessuna possibilità. E attenzione, e qui ritorniamo. Io ritorno ogni volta che sento anche questo linguaggio, no? Ritorno subito alle prime cose che conobbi della Divina Volontà, che tanto mi colpirono, no? E che tanto mi fecero pensare. Dice: che miseria umana se invece di cercare questi voli in alto, e quindi il suo vero bene, quindi assecondando queste operazioni dolorose, cooperando con queste operazioni dolorose, esultando nello spirito per queste operazioni dolorose, di modo tale che la natura trema e freme, ma la volontà dice: Signore, ti ringrazio perché capisco che tu mi stai veramente facendo nuovo per te, perché possa finalmente cominciare a vivere, non a vegetare. Chi invece di cercare il suo vero bene e prendere il suo volenato si contenta di arrampicarsi per terra e di vivere nel fango e nel marciume, ma che miseria umana! Arrampicarsi per terra, come dire, l'identikit dell'umana volontà, vivere nel fango e a volte nel marciume. Perché molte di tutte quante quelle passioni che prima abbiamo visto, che sono delle forme, psicologicamente parlando, di autogratificazione, ci portano nel marciume. Perché quando uno comincia, perché il sesso è l'idolo così tanto diffuso nel mondo, è lo strumento con cui viene riempito l'inferno facilmente, insomma, da Satana e dai suoi amici. Perché tutte quante le forme di esercizio sessuale, anche quelle più estreme, procurano piacere. Tutto qua. Ti danno quei 5 minuti di brividi sensibili, intensi, violenti. Ti danno l'illusione quando li vivi con qualcuno e quel qualcuno ti ami, ma quello non gliene importa niente di te,
ma gli importa soltanto che tu sei lo strumento, come dire, momentaneo del suo piacere, e che poi te lo dà pure lui, va bene, se te lo prendi pure tu bene, ma l'importante è che me lo prendo io da te. Questo purtroppo è il cosiddetto sesso senza amore. E basta. Questo è marciume. Quando non c'è il marciume, c'è il fango. Il fango è comunque una vita grigia, mediocre, triste, squallida a volte, ecco, tiepida, ecco. E in ogni caso, si sempre continua a arrampicarsi per terra. I segni di questa cosa sono dipinti sui volti, sugli sguardi e nei cuori della stragrande maggioranza degli esseri umani, per cui sono facilmente riconoscibili. Quindi è bene tornare, quante volte il Signore ritorna in questi primi volumi a parlare sotto varie sfaccettature, no? Dell'umiltà, 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 dell'umiltà. Io dico, insomma, la superbia, che è il primo vizio capitale, quello radicato in tutti gli esseri umani, ben di rado è oggetto di attento esame di coscienza da parte delle persone. Ben di rado. Eppure tutti purtroppo ne siamo impastati fino al collo. Dobbiamo permettere al Signore di fare tabula rasa e, ripeto, per quanto possibile, cooperare con le sue operazioni. Ecco. Spero che, se non all'inizio, almeno al termine di questa meditazione, si possa ripetere la frase di Luisa. Perché se non comprendiamo questo, sì, facciamo pie meditazioni, quanto è bella la meditazione, quanto è bello lo scritto di Luisa, quanto è bello questo, quanto è bello quell'altro, ma ecco, anche qui, per carità, questa è una forma di piacere un pochino più nobile, no? Quindi ascoltare una bella meditazione, compiacersi in una meditazione, certamente è meglio che non andare a cercare le basse soddisfazioni terrene e umane, certamente, però... E possiamo andare oltre, ecco, che oltre a dire che bella meditazione, o che bella predica, o che bella catechesi, o qualcosa di questo genere, queste cose sono finalizzate a che diventino vita vissuta, carne della nostra esistenza, ed è possibile farlo. Speriamo che per tutti noi, ecco, possa essere vera la frase da cui abbiamo cominciato e con cui concludiamo. Chi può dire quanto comprendevo su ciò che mi diceva il benedetto Gesù? Nostra Divina Maria, c'è un bellissimo canto che si chiama Vergine del Silenzio. Il silenzio era una dimensione fondante, fondamentale della tua esistenza. Silenzio esteriore e soprattutto il grandissimo silenzio interiore che caratterizzava la tua anima, dove la parola di Dio, il parlare di Dio, a te il parlare con Dio da parte tua era praticamente continuo e ininterrotto. E poi, come sappiamo, si intensificava, ecco, si arroventava nei momenti dei vostri viaggi, delle vostre uscite d'amore, ecco, che erano frequenti e costanti nelle vostre esistenze, come ci hai tu stessa rivelato, ma come è molto facile, insomma, anche immaginare e rappresentarci. Le anime che ti amano sono come te, imparano a fare silenzio esteriore, interiore, e soprattutto profondamente umili come tu eri, annientate e cooperanti, ecco, con tutto ciò che la Divina Volontà ha
anche attraverso la tua meditazione ci fa vivere, perché la distruzione del nostro uomo vecchio, del nostro io, e l'edificazione, come dice San Paolo, dell'uomo nuovo creato in Cristo, nella giustizia e nella santità vera, possa presto diventare realtà. Tu in questo prendici per mano e sempre aiutaci, ecco, anche se sai che sono operazioni molto dolorose, sai anche che sono molto necessarie. E a chi ti invoca sai essere vicina, ecco, con le tue tenerezze materne, perché queste operazioni, ecco, spirituali, ecco, ben più gravi e ben più dolorose degli interventi chirurgici, possono essere, ecco, da noi vissute serenamente e nella perfetta convinzione che con un intervento chirurgico ci ridona la salute del corpo, così questi interventi di bisturi divini, ecco, ci tolgono le cancrene, ecco, distruggono ciò che in noi non è buono e ci consentono di rinascere a vita divina. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.